Secondo me, è la visione che inizia a maturare in questo periodo è che finché siamo noi esseri umani a organizzare così la società, non potrà mai funzionare in maniera buona. E allora inizio a pensare che veramente forse lo step successivo che creerà la società ideale sarà l'intelligenza artificiale. Ciao, benvenuti a tutti a questo primo episodio di questo nuovo podcast chiamato Parlando con. In questa opportunità abbiamo il pilota, imprenditore, content creator, Alberto Nasca! Ciao, ciao, ciao! Intanto grazie per aver detto pilota come prima cosa, perché di solito mi presento come youtuber e poi pilota. E sono anche tuo marito. E il mio marito. Prima domanda, nome... Subito, partiamo così, Partiamo perfetto. così. Wow, ok. Nome e cognome completo. Allora, il mio nome e cognome completo, non so se tutti lo sanno, perché Brad Pitt. tanti pensano... tanti pensano che io mi chiami Alberto Nasca, in realtà mi chiamo Alberto Fontana, Sì. Nasca è il nome d'arte. Alias Alberto Nasca. Fontana, alias Nasca. Esatto. E quindi, cioè, dato che Alberto Fontana ce n'erano un sacco, ho fatto senza saperlo come aveva fatto Ayrton Senna, no? Ok. Nel senso che lui si chiamava Ayrton da Silva, e però era pieno di da Silva, quindi il suo nome sarebbe scomparso nella moltitudine di atleti e personaggi famosi. Allora ho detto, no, voglio essere unico e riconoscibile. Quindi ha preso il cognome della madre, Senna. E quindi ho detto, pieno di Alberto Fontana, pensa che ne avevo uno, al mio medico di base c'era un altro Alberto Fontana. Ho detto, no, devo trovare un altro nome. E quindi Nasca. Nasca. Com'è una normale giornata nella vita di Alberto Nasca? Questa domanda è come se non sapesse che viviamo insieme. Allora, adesso ti Ma io rifletto. lo so, loro lo vogliono sapere cosa fa No, allora, una giornata normale. innanzitutto do un invito, aspettate, a tutti quelli che guarderanno questo podcast. Io l'ho spinta tanto a fare questo podcast perché secondo me ha le qualità e le doti per fare delle interviste di spessore, perché spesso fa delle domande, delle cose molto profonde e interessanti. Quindi, ve lo anticipo, voi che state guardando questo podcast, e questo è il primo episodio, farà altre puntate, scrivete qui sotto chi volete che inviti a intervistare. Vostro personaggio preferito, qualcuno che vuole, scrivetelo qui sotto nei commenti, lo Taggatemi. contatteremo e lei farà il Anche avrà podcast. Pete. Brad Pitt, se vuole Ana venire. de Armas. Chiara Ferragni. Perché no pensare in grande? Scrivete ragazzi chi volete che venga intervistato qua. No, e allora, mia giornata tipo. Non ho una giornata tipo. Non ho una giornata tipo perché è come un crossover, no? Le nostre giornate, perché lei si sveglia con le batterie al 100%, io con le batterie allo 0, e lei si scarica durante il giorno e io mi carico. Ok, quindi Sì. abbiamo Perché quel momento della giornata in cui ci incontriamo, che siamo con lo stesso livello di energia. lui è come il pipistrello. Sì. Dorme il giorno, io sveglio e la notte. No, non è No. che dorme tutto il giorno, è come dire, stai lavorando tutto. Sì, ma mi attivo la sera. Ah, sì. Cioè, io tipo da quest'ora in poi, lo stiamo registrando alle 6:30 di sera questo video, cioè da quest'ora in poi io do il massimo, che, mentre tu Esatto. invece inizi a calare e vuoi andare a dormire. Esatto. E quindi è un nuovo gioco, non un nuovo, un vecchio gioco. Che COD Mobile. io li chiamo Candy Crush. Ma non è Candy Crush, è Call of Solo per Duty. farlo passare vergogna anche in pubblico. Le dico, amore, basta di giocare Candy Ho Crush. passato il periodo Candy Crush nella vita, però questo è Call of Duty, COD Mobile. Ok, continuando pa di parlare del tuo lavoro, della tua giornata, mi puoi raccontare un po' come sta strutturato oggi il tuo team di lavoro? Come va questa crescita del tuo team? Perché dietro di te c'è tanto lavoro. Sì, c'è un lavoro immenso, ma sai, adesso siamo più o meno in 12 a lavorare sul mio canale, sui miei canali, perché alla fine sono tanti, no? Quindi siamo due commerciali, una segretaria, una project manager, un jolly che fa un po' commerciale, project manager, eccetera, eccetera, due autori, sto aggiungendo il terzo, e tre videomaker, quindi siamo in 11. Dimenticavo qualcuno? No. Il dodicesimo sono insomma persone che a Sono tanti, rotazione eh? sono tanti, Sono sì. tanti. E diciamo che la crescita è un po' difficile crescere rispetto a un'azienda normale, no? Perché Sì. un'azienda normale, poi non esiste un'azienda normale, però diciamo che un'azienda che è legata alla produzione, che è incentrata sulla produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio, una volta che quel prodotto o quel servizio è scalabile, tu dici ok.
quel prodotto adesso lo stanno facendo, non so, 20 persone, sì, lo scalo, assumo 100 persone, non è che assumi subito 100 persone, no, però puoi replicarlo e farla crescere esponenzialmente. Con me non è, cioè non si può fare perché il prodotto sono io. Certo. Quindi io non è che posso clonarmi. E quindi se io voglio aprire un secondo canale, sì, devo formare comunque gli autori, lo staff, i videomaker, però poi devo registrare io i video. Soprattutto devo correre anch'io, quindi non è che posso subito far esplodere così. Però l'azienda. Della ultima volta che ho visto che ti hanno fatto un'intervista in YouTube, la tua crescita del tuo team è stata esponenziale. Siamo in tanti, sì. Cioè, sì, cioè uno non pensa che siano così tante persone. E, diciamo che fino a quell'intervista lì probabilmente facevo un po' tutto da solo. Nel senso, c'erano già i commerciali perché sin dal primo giorno io ho avuto due persone, che l'Iris Valley, l'agenzia, certo, che mi segue, sono Marco e Lapo, che si occupano della parte commerciale perché è una roba che proprio non mi piace fare, odio, cioè proprio no. Non mi piace trattare prezzi, no, a me piace creare, costruire. Okay. E soprattutto non son molto bravo a farlo, quindi ho detto ok, mi appoggio a qualcuno. Però per il resto sì, avevo trovato un videomaker all'inizio, però dato che i contenuti del canale li facevo completamente io, sapevo fare tutto quello che c'è dietro il contenuto, quindi facevo tutto io. Ci è voluto un po' a poter delegare quella parte, perché cavolo, è una parte creativa. Cioè, se tu, non so, apri un'impresa di pulizie... Sì. Bene o male, le pulizie c'è chi le fa bene, c'è chi le fa male, però gli strumenti sono quelli, il metodo è quello, e quindi trovi delle persone che magari già lo sanno fare, le assumi, eccetera, eccetera. Cavolo, creare video con la mia faccia, col mio tono di voce, col mio canale, è come se un pittore dovesse insegnare un altro a pitturare nello stesso modo che lo fa lui. Cioè, cavolo, non è una roba che fai così, sì, è difficile, è un casino. E quindi ci è voluto tanto tempo sia a trovare le persone... E sia capire anche come formarle. Come gestirle. Sì. E anche perché poi non è che puoi da un giorno all'altro iniziare a far creare, scrivere, montare i contenuti da qualcun altro e pubblicarli. Cioè devo supervisionare io al 100% tutto dall'inizio alla fine per far sì che d'altra parte neanche si accorga che c'è qualcun altro che mi sta dando una mano a fare quel contenuto. Cioè che lo stile rimanga lo stesso, no? Sennò, okay. Cioè, cavolo. Continuiamo. Quali sono le tue possibilità di avanzamento di carriera? Come sta oggi infocata la tua carriera? Intendi la mia carriera imprenditoriale o la carriera da content creator? No, la carriera di pilota. Perché la gente ovviamente vuole sapere di questo. È una carriera di me. Non so perché ho scelto di fare il pilota. Non me lo chiedete. Cioè proprio tutte le robe che... Ma perché non ho fatto il calciatore nella vita? Ci ho provato, ma era una squadra veramente con un ambiente tossico e non sono proprio riuscito a... Però che possibilità vedi tu adesso? Purtroppo le possibilità di carriera da pilota dipendono solo ed esclusivamente dai soldi o dalle conoscenze che ti riesci a costruire, ma cavolo è una roba... Cioè i piloti che sono arrivati adesso in Formula 1 è perché i genitori erano già nell'ambiente, conoscono già le persone giuste, cioè io stiamo, nel senso, insieme al mio team, costruendo tutto quanto da zero, quindi... Sì, sì. Cioè, arrivare in alto a livello del motorsport è un processo generazionale, cioè ci arrivi se già la generazione prima di te, cioè i tuoi genitori, ti hanno iniziato quel mondo, quindi figurati, cioè probabilmente dovrei pensare ai miei figli, ai nostri figli. È strano, questa intervista è strana, quando ce l'avremo, ma... Per quanto riguarda me, l'unico modo per far partire quella carriera è trovare i soldi per correre in un campionato di alto livello, perché puoi essere bravo quanto quale vuoi. Quale sarebbe? Intanto. Perché tutti vogliono sapere quale sarebbe quel campionato che vuoi raggiungere, in questo momento, il prossimo anno, in due anni. Quale sarebbe quello che è vicino? Allora, come sempre dipende dai soldi. Alla tua tasca. Sì, dipende sempre dai soldi, nel senso che se domani trovo 1 miliardo di euro sotto una pianta... In Formula 1 ci arrivo, anche se quando hai così tanti soldi fai cambiare le regole. I soldi comprano tutto nel mondo, no? Però realisticamente parlando, campionato a cui posso arrivare un giorno, GT World Challenge, un Mondiale Endurance, sono campionati dove pagando ci potrei correre già oggi, domani. Per alcuni devi avere prima un curriculum, però te lo fai correndo in altre categorie. Però l'obiettivo verosimile sono quei due. Ok. Adesso passiamo alle domande un po' diverse. Quelle piccanti. No, non piccante, sono
più personale. Che sei? Sei più mentale o emotivo? Più mentale. 100% mentale? Non 100%. C'è anche la parte emotiva, però cerco sempre, mi sforzo sempre con tutto me stesso di far sì che la parte emotiva non spenga mai quella mentale. A volte succede. Ok. Però secondo me, non so, io lo vedo come una debolezza, come un difetto il fatto che la parte emotiva sovrasti quella mentale, perché si perde di lucidità. Io sono molto emotiva. E qui hai un litigo sempre per quello. Sei 100% emotiva? Eh sì, veramente tu sei molto mentale e ragionale. Mi hai insegnato a essere un po' razionale, perché veramente è stato difficile essere razionale. Quello che io credo è che la parte emotiva sia qualcosa che si è evoluta nei mammiferi, comunque negli animali, per creare tutta una serie di legami sociali, no? Cioè, oppure comunque per aiutarli a sopravvivere, quindi le emozioni tipo la paura ti servono per non farti mangiare dal leone, sì. No? Le emozioni tipo la felicità o l'amore, cioè ti servono per creare legami, connessioni, ricompense per quello che fai. Poi siamo arrivati noi e con l'intelligenza abbiamo raggiunto lo step evolutivo successivo, no? E credo che le emozioni sono quello che ci rende bello il fatto di vivere, no? Però allo stesso tempo ci rende animali. Sì. Perché l'emozione è buona, però también può essere esatto, cattiva. Esatto. Quindi ti viene la rabbia. Cioè l'emozione può portarti a uccidere, può portarti a fare certo. Follie, può portarti a fare cose veramente stupide. Quindi secondo me è più, cioè dal mio punto di vista è più giusto che sia più dominante la parte mentale, perché è quella che ti fa ragionare, ti fa riflettere e ti fa arrivare a delle conclusioni più sensate. Poi magari sbaglio, però questa è la mia visione. Va benissimo. Un'altra domanda, credi in Dio? Allora, cioè, nel senso, la risposta che ti do subito è no, o meglio, no, anzi sbaglio, cioè sono agnostico. Agnostico significa che siamo troppo stupidi per poter dare una risposta che abbia un senso, no? Quindi cioè, già il fatto che ci siano diverse correnti che dicono cose diverse e verità diverse, certo. Vuol dire che per forza quasi tutti loro stanno dicendo cazzate, perché se la verità è una, magari uno di quelli sta dicendo la verità giusta, no? Però se quello sta dicendo la verità giusta, allora tutti gli altri stanno dicendo cose sbagliate. Quindi già lì c'è qualcosa che scricchiola. Però questo mi fa... quindi non mi fa arrivare a dire tu sei giusto, tu sei sbagliato. Certo. Questo mi fa arrivare a dire che... cioè, nessuno ci ha capito ancora niente. Non siamo ma assolutamente... ma l'essere umano sempre crede in qualcosa, eh? Sì, allora io credo in Dio. Uh-huh. Credo tanto in Dio. Ma no nella religioni. Esatto. Perché... io penso che divide il mondo. Sì, e infatti cioè, volevo arrivare proprio a questa cosa qua, perché alla fine, se ci pensi, quello di cui sto parlando io sono le religioni, no? Cioè sono semplicemente un essere umano che un giorno ha detto «Ehi, guardate che è fatto così, c'ha il cerchio qua, è fatto così, c'ha le quattro braccia», allora tutti «Sì, allora...» Ok, ma... cioè, stiamo sempre parlando di qualcosa che è stato creato dagli esseri umani, qualcosa che è stato pensato, tramandato dagli esseri umani, e se quel qualcosa è superiore a noi, come facciamo noi a capirlo? Non possiamo. E quindi certo. C'è proprio un cortocircuito, non l'idea di Dio e religione. Per cui l'agnosticismo per me è la cosa più sensata, nel senso che cioè, non sappiamo niente. E quindi io non ti so rispondere a questa domanda. Soprattutto se pensi che poi tante persone danno interpretazioni diverse di Dio, sì, no? Sì. E allora a quel punto io dico, ok, questo significa che se un domani si scopre finalmente... che Dio esiste e Dio che cos'è magari? È un essere superiore che ha creato l'universo e tutta questa è una simulazione. Allora tutte le regioni arrivano e dicono sì, no, però vedi, io te l'avevo detto che Dio esisteva. Sì, ovviamente lo intendevo, ma che cazzo, allora? Allora alla fine hanno tutti ragione. E poi magari, quindi magari esiste davvero. E bisogna capire che cos'è Dio. Nessuno lo sa. Qual è il libro che ha avuto il maggiore impatto sulla tua vita? Qual è stato il libro che hai letto e ti ha impattato così nel tuo essere? Non lo so, nel senso che io non sono un gran lettore, o meglio, questo, cioè, il problema è che quando dico che non leggo uno dice ah cavolo, sei ignorante, allora non studi. No, studio, mi informo, però non sono un divoratore di libri. Ne ho letti di libri nella vita? Meno di 50 probabilmente. È tanti, Hai gente che non legge. No, beh, però... ti giuro, hai gente che arriva alle 50 e non ha letto... uno, sì, diciamo, o nessuno. Magari, non so, magari in Latino America, in Italia, soprattutto se fai il liceo classico,
considerando i libri che ci davano da leggere come compito, io alla fine non leggevo, avrei già dovuto leggere solo a scuola quei libri. Andavi al Google, a Google come dico io, a cercare il resume del libro. Pensa se avessi avuto ChatGPT, mamma mia. No, non so come stia cambiando il mondo della scuola con ChatGPT. Sì, cioè, pensa che arrivi lì con la domanda che al tuo professore li ammazzi. Tipo... Cioè, una volta il riassunto del libro, magari lo beccavo da Wikipedia, che era scritto male, quindi mancavano dei pezzi. Con ChatGPT dici il riassunto. No, io mi ricordo che io copiava di Wikipedia e alcune volte metteva anche tutto uguale e il professore si rendeva conto che era di Wikipedia. Cioè, Wikipedia. Quello no. No, e quindi c'è, in realtà le cose che mi hanno dato un impatto più grande in assoluto nella vita non sono stati i libri, ma sono stati corsi di formazione. Cose che magari avrei potuto imparare sui libri, ma ho preferito ascoltarle dal vivo. Però posso dirti dei libri che veramente mi hanno illuminato, che possono essere Padre ricco, padre povero, che non ho finito di leggere ancora, quindi... Però già il primo capitolo ti ribalta ma la vita. Ma andate a comprare questo libro su Amazon, sul suo link di Amazon. Poi c'è il metodo Mystery, che però è meglio se non ne parliamo io e te, perché okay, era quello che ti insegnava sì, come rimorchiare. Sì, 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 che... Però alla fine ha ragione. Sempre diamo la ragione. No, lui aveva ragione. Ah, ok, ok, ok. No, l'autore del libro, io ho solo letto e ho messo in pratica. Il gabbiano Jonathan Livingston, che mi ha aperto un po' la mente. Come cambieresti la società in meglio? Qual è la tua immagine di società che tu dici, se facciamo questo, il mondo andrebbe per una buona strada? Non lo so, perché secondo me siamo arrivati a una strada senza uscita, a un vicolo cieco, no? Perché mi rendo conto di una cosa, cioè di varie cose. Questa è la parte filosofica su cui ho riflettuto negli ultimi anni, no? Nel senso che uno dice, ok, società, boh, politica, ok, boh, cosa c'è? Capitalismo o socialismo? Cavolo, socialismo non funziona, ha fatto solo disastri. Però se poi vai a vedere dove l'hanno applicato, non è un vero socialismo, ma è alla fine una dittatura capitalista dove in realtà si rubano i soldi quelli dello Stato e alla fine lo Stato è una grossa azienda, quindi è capitalismo mascherato da socialismo. Ok, poi dici allora l'America, l'eccellenza proprio del capitalismo. Poi vedi ospedali che fanno truffe per fregare le assicurazioni, tipo il caso che abbiamo visto ieri sera. Sì, Take Care of Maya. Sì, che c'erano questi che hanno fatto, cioè hanno sequestrato la figlia, la madre si è suicidata solo per far sì che fottessero i soldi dall'assicurazione. Cioè, e tu dici... Sì, è una follia. È una follia, no? E tu dici, cavolo, un estremo non funziona, ma perché dentro include un altro. L'altro estremo non funziona. Poi dici, ok, un ibrido, ripeto, non sono un economista, esperto di queste cose, però mi sto informando, no? Vedi la Svezia, che aveva un sistema di governo che era un ibrido tra alcune cose socialiste e alcune cose che per alcune persone aún continua a essere, perché hanno rimasto nella politica di 10 anni dietro. Sì. E quindi hai persone che pensano che questo paese è incredibile. No, no, per carità, sì, la Svezia dici? Parli della Svezia? La Svezia. Sì, 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 della Svezia. Però il problema è che guardavo dei video che ultimamente, con questa voglia di aiutare il prossimo, si sono riempiti di immigrati che però alcuni di essi, una piccola parte, ha creato delle bande criminali che adesso si sparano per strada, adesso sono un problema enorme. Quindi dove voglio arrivare con questa cosa qua? Voglio arrivare al fatto che purtroppo alla fine quello che governa un sistema, quello che gestisce che crea la società di uno Stato, che la governa, è basato sulla politica, ok? Sì. E la politica, per definizione, è un qualcosa che è già in partenza rotto, è già in partenza non può funzionare, perché se tu per arrivare al potere non devi avere le competenze giuste, ma devi avere doti politiche, quindi devi saper convincere, saper parlare, saper organizzare cose... E allora però stai mettendo in secondo piano la competenza invece di quello che può essere proprio il creare una società che funzioni. Non solo, poi per arrivare a certi livelli di potere devi crearti delle alleanze con delle persone, partiti, in realtà che ti sostengono, che però a tua volta ti limitano, perché poi devi restituire i favori a loro. Capisci che quindi... È complesso. Cioè, non vedo una soluzione. Secondo me, è la visione che inizio a maturare in questo periodo è che finché... siamo noi esseri umani a organizzare così la società, non potrà mai funzionare in maniera buona. E allora inizio a pensare che veramente forse lo step successivo che creerà la società ideale sarà l'intelligenza artificiale. Andremo a Marte.
a vivere. Ripartiremo da zero, ricreeremo i sistemi. Ricreeremo di nuovo. Però non so, un'intelligenza artificiale, un supercomputer molto più intelligente di noi, potrebbe creare la società ideale. Perché la combinazione... Ma anche può fallire. Ah, potrebbe anche fallire, potrebbe anche sterminarci tutti, non lo sappiamo. Sì. Però o hai la fortuna pazzesca di trovare l'insieme di persone giuste, etiche, con un obiettivo sano, che tutte insieme si ritrovano al potere, allora crei la società perfetta, però sì. Durerà quanto tempo? Boh, chi lo sa. Se no, cioè l'uomo è destinato a far solo disastri con le sue mani. Che poi alla fine... Cioè, guarda che cosa si è arrivato a creare, a Corea del Nord. E guarda che roba. Sì, l'altro giorno ho visto una ragazza che è scappato. la quale si è trovato a Cina, ha riuscito a scappare con la sua mamma. È andato a Cina, ma in Cina lei è stata venduta per 200 euro. E la sua mamma 60 euro, perché lei era virgine. Mi... E quindi... Lei valeva di più. 200 euro. 200, la verginità di una ragazza. Se non sbaglio, 260 euro. E lei racconta quanto è stato difficile. Cioè, il quanto è difficile vivere in Corea del Nord. Però meglio non parliamo altro di video. Altro video. Un'altra domanda. Cosa è la normalità per te? È una domanda estremamente complessa. La cura, cioè, sembra semplice, ma in realtà è difficile. Sì. Nel senso, la risposta che dai a questa domanda ti fa capire che il concetto di normalità sì. è un concetto che non ha senso, quindi probabilmente dovremmo smettere di usare, no? Ok. Magari secoli fa o anche di recente in alcune società, picchiare la donna è normale. E tu dici, cazzo, ma è una roba orribile, un crimine. Basta bannare il mio no. Cioè è vero. Cioè è una roba orribile, un crimine. Però in sì. quel contesto è normale perché tutti lo fanno. Cavolo, quindi normale, questo ti fa capire che normale, normalità non è qualcosa di giusto o sano. Cioè non è che chi è normale allora è a posto, mentre chi è anormale è quello malato. E quindi il concetto di normalità ti fa capire che quello che è normale in realtà è quello che la maggior parte delle persone fa. Certo. Il problema è che se sei in un ambiente dove la maggior parte delle persone fa delle cose sbagliate, allora è meglio essere anormale. E quindi non... è una cosa che... Secondo me è una parola che dovremmo smettere completamente di usare perché... Perché poi uno associa anormale qualcosa di giusto, sano. Però in realtà magari ci sono dei comportamenti normali che non sono sani. E quindi bisognerebbe togliere questa parola. Bisognerebbe eliminarla. Cosa vorresti imparare oggi, subito, se avreste una possibilità? O credo che l'ho detto male. Cioè, nel senso, se con la bacchetta magica potessi imparare qualcosa? Ok, cosa vorresti imparare subito, in questo momento, se ne avessi la possibilità, certo. Cioè, non che ci devo mettere 5 anni a impararlo. No, cioè, no, tipo che dices, ok. Come installare un'app? Esatto. Come se potessi installare un'app nella io mia per testa. Esempio... Io vorrei imparare a parlare 10 idioma. 10 che, tipo in questo momento, in 5 secondi voglio imparare cino. Se tu mi dicessi cosa volessi avere, cosa vorresti avere in questo istante, ti direi infiniti soldi per poter subito sistemare il problema del core. Però no? Imparare. E invece imparare. E però se impari a fare un qualcosa non è detto che ottieni subito il risultato, no? Perché tu dici, ok, imparare a fare business profittevoli. Cioè, ok, però poi ti serve il tempo per farli. E quindi in realtà già lo sto facendo l'imprenditore, quindi non risolvi niente. Allora ti direi... Dai, dai! Ti direi le lingue a sto punto, tutte le lingue del mondo. Ok, così perché puoi... a sto punto la lingua è la cosa più pallosa da imparare. Sì, questo più è vero. Che tipo di genitore vorresti essere per i tuoi futuri figli? Un genitore di cui possano essere fieri, orgogliosi. Sì. Qui possano voler bene e soprattutto un genitore in grado di insegnargli le cose migliori che si possano insegnare per dargli un boost nella loro vita, no? Io tante cose per la situazione familiare che ho avuto ho dovuto poi andare a studiarmele, cercarmele, sì. impararmele da solo, no? A me piacerebbe che i miei figli quando arrivano già all'età matura, cioè matura nel senso di maturità, quindi quando diventano adulti, quelle cose le sappiano già. Per partire con 10 anni di vantaggio rispetto a dove sono partito io. Certo, ma è difficile essere genitore, immagino.
essere un casino pazzesco. Mi piacerebbe che si potrebbe andare a un corso dove ti insegnano su tutte le cose emozionali, come quello sì, importante. Capisci come contenere la rabbia, come cosa fare, cosa non fare, cosa dire, sì, cosa sì, non sì. dire. Sì, perlomeno su una idea di come l'adolescenza, ovviamente tutti cambiamo, tutti siamo un'altra persona l'adolescenza, perché quando sei adulto dopo ti rendi conto e dici ma che, perché era così? Perché faceva quello? E, fare un corso sull'emotività o anche su la responsabilità affettiva sugli altri. Sì. Sì, soprattutto per non trasmettere il trauma generazionale, per non portare avanti questo ciclo infinito, perché alla fine se noi abbiamo un trauma per colpa dei nostri genitori, sì, sì, sì. è perché probabilmente loro a loro volta ce l'hanno avuto per colpa dei loro, quindi è un qualcosa che va avanti di 100 anni in 100 anni, e quindi bisogna interrompere questa cosa. Trovo assurdo che a scuola non si insegni sì. niente di tutto ciò, lo trovo assurdo. E anche perché noi facciamo il male all'altro o all'altra persona senza rendernos conto. E se nessuno ce lo insegna. E questo, e questo va a una società che ci troviamo mai gente male, tipo stress, depressione, cioè tante cose che la gran parte della società oggi sente. Sì, sì. Depressione è una cosa che tutti oggi lo sentiamo, sì, sì. Lo viviamo, no? Quali propositi dell'anno scorso hai lasciato in sospeso e vorresti portare a termine? Prima di che finisca questo anno? Diciamo che sono quasi tutti propositi lavorativi, nel senso che la mia vita in questo momento è tanto incentrata sul lavoro. Uno di questi è creare un prodotto mio da vendere, anche perché adesso scambio tempo per denaro, no? Chiaro, con un guadagno buono, che quindi ha un senso questa cosa qua, però se non faccio video non guadagno, se non faccio pubblicità non guadagno. Se invece ho un prodotto da vendere... Quel prodotto poi, chiaro, lo devo pubblicizzare io, ma crea un guadagno diverso. Hai una filosofia di vita? Perché io ce l'ho, una filosofia di vita. Dimmi la tua, così... La mia è fare sempre il bene, anche non sempre lo faccio, perché sbaglio, e credo nel karma. Credo che tutto lo che fai in questa vita, un giorno lo paghi. E quindi la mia filosofia di vita è che ho venuto con un proposito di fare... felice la gente, di fare ridere, di essere il pagliaccio, di, capisci? Di pensare nell'altro anche che a me, tipo la mia famiglia, che penso, anche penso in te. Ma mi rendo conto che è difficile, eh? È difficile perché sai che tante volte facciamo tanto male all'altro. E quindi quella è la mia filosofia di vita, come sapere che cosa... Qual è il mio proposito qui in questa terra? Io un giorno che mi vada via, la gente dica, ah, guarda, un giorno la Tefi mi ha dato di mangiare il riso in bianco. E quel giorno aveva fame. No, è una cosa. È la mia filosofia di vita. Guidare, può essere. Tipo, stare 100% alla velocità. Sì, ma in realtà, cioè, non è la filosofia di vita quella, è il mio sogno di... Però la filosofia di vita è qualcosa di ancora più grande, ancora superiore. Sì. In questo momento non lo so. La sto cercando. Puntini. No, sicuramente, ecco, la ricerca. E quella è la mia filosofia di vita, la ricerca. Cercare, okay. Imparare, curiosare. Ok. Guarda questa domanda, Se potessi avere accesso a una sfera di cristallo che predice solo una cosa sul tuo futuro, cosa vorresti sapere? Sul mio futuro? Sì, cosa ti piacerebbe sapere? Solo una cosa. Dice ok, qui la palla di cristallo. Una cosa molto semplice, mi farei dire quel qualcosa che mi farebbe guadagnare quanti più soldi possibili, tipo, che ne so, i numeri vincenti della lotteria più che paga di più in tutto il mondo. E basta, perché almeno così risolvo tutti i problemi a cui sto correndo dietro. Risolverei tutti i problemi. Correrei, finalmente potrei fare la carriera che desidero. Anche perché qualunque altra cosa, tipo sapere quando morirai, no, cioè, ma culo, no? Anch'io no. Cioè, sapere cose sul futuro può essere un'ansia, può essere un freno. Quindi le chiedo qualcosa che mi fa tenere vantaggio. Oh, basta. Ok, so che stai scrivendo un libro. Puoi dare un spoiler di cosa parla? Un pochettino. Un spoiler? Sì, un spoiler. Allora, parla di tutta la mia vita. Sì. Quindi un'autobiografia. Lascia il gossip per la gente.
Perché devi lasciare il gossip. Entrerò molto nel dettaglio sulla vita che ho vissuto a livello, diciamo, familiare, a livello lavorativo, a livello personale, a livello sentimentale, a livello di difficoltà, insomma tutto andrò a scavare molto a fondo e mettendomi a nudo, cioè non davvero, non è che sono mie foto, non so quelle trovate su OnlyFans. No, sì, quello è... Perché secondo me ho imparato tante cose, ho fatto anche tanti errori, ho sbagliato anche tante cose, quindi l'idea di raccontarli e trasmetterli, tanti mi dicono, cavolo, ma non pensi alle conseguenze, potrebbero usarle contro di te. Che cazzo me, c'è mica un tribunale questo, soprattutto non ho fatto niente di male, ho fatto errori che tutte le persone possono fare nella vita. Oggi c'è il terrorismo, oggi c'è questo terrorismo mediatico, no? Che sbagli una roba e sono tutti fuori, lì pronti fuori a sbranarti. Quindi la ultima domanda sarebbe, no, ti senti libero di parlare di qualsiasi argomento oggi in YouTube? Assolutamente no. Oggi c'è una censura pazzesca, che è una censura subdola, una censura veramente schifosa, no? Nel senso, una volta dicevi una roba sbagliata, ti arrestavano, ti ammazzavano, la censura la vedevi, ok? Oggi è un qualcosa di veramente ridicolo, perché non c'è, non ti dicono che c'è, ma c'è. E come la ottieni? Tipo, io ho 1 milione di persone che mi segue, se domani volessi esprimere il mio pensiero, le mie idee, anche in un modo rispettuoso, smetterei di lavorare domani. Dici, ma perché? Perché pensi robe così estreme? No, perché quando vai a trattare degli argomenti delicati, qualunque cosa tu dica, vieni massacrato, ok? Anche se magari stai dicendo una cosa sensata, che il 99% delle persone è d'accordo con te, tutti sono terrorizzati da tutto. Sì, è vero. Quindi le aziende che sono composte da persone che ci tengono al loro lavoro, non all'azienda, magari spesso ci tengono al lavoro, no, cavolo, quello ha detto quella roba, mi dissocio, non lavoriamoci più. Cazzo, quindi perdi clienti. La gente ti infama sui social. I giornalisti, per un ideale politico loro, quindi per solo puro mero interesse personale, hanno la possibilità, la capacità di distruggerti. Cioè, ho visto uscire su giornali nazionali importantissimi fake news contro i miei colleghi, che poi sono state smentite, ma da quelle fake news c'era un accesso a pagamento e il giornale ci ha guadagnato, cioè, capisci? Sì. Quindi figurati oggi dici una roba, la strumentalizzano, la usano contro di te. E quindi non è una vera e propria censura, no? Però non puoi dire quello che pensi, oggi non puoi parlare. Sì, è vero. Puoi farlo a un costo, a costo della vita. Cioè, non la vita nel senso che muori, ma a costo, cioè, dimenticati tutta la tua vita professionale, diventi poi... E questo è quello che sta succedendo oggi, e... Cavolo, è una roba... Cioè, beh, è brutto, no? Ho come l'impressione che la storia sia così, no? Sia ciclica, si va da un estremo all'altro, no? Ci sono stati momenti storici in cui si è arrivati degli estremi orribili, tipo Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, tutto quello che c'è stato lì è stato un estremo tragico, no? Cavolo, il problema però è che in questi ultimi anni io vedo che si sta sfociando nell'estremo opposto. Però adesso si è andati oltre dall'altra parte. Cioè, io vedo in America, cioè, se leggi notizie, robe, cioè, ci sono le robe assurde, tipo che le persone bianche, come dire, sono discriminati. Cioè, il woke. Sì, il woke, cioè sta facendo un disastro dalla parte opposta, no? Quando quello che si cerca è semplicemente un'uguaglianza, un equilibrio, in modo tale che tutti possano avere le stesse possibilità. E la cosa che mi spaventa è che nel momento in cui si va troppo per quell'eccesso, poi cosa fai? Tiri, la corda si rompe. Io non vorrei che si ritorni di nuovo nell'altro eccesso. Perché no, quello che abbiamo vissuto, che ha vissuto il mondo 80 anni fa, è stato qualcosa di orribile, cioè, che non deve mai più ripetersi. Speriamo non si ripeta. E cosa devo dire? Qui ha finito nostra intervista. Dobbiamo fare il cin cin con il tè? No, io l'ho finito già. Non importa, fai il cin cin. Ma mi inviti anche a cena? No. Mi inviti tu a cena. Vai, ti invito io. Che ultima cosa? Ah, ogni persona che arriva a questo podcast deve lasciare qualcosa. Tu cosa non vas a lasciare? Cosa lascio? Un oggetto? Sì, qualcosa di valore. Non è il tuo anello. Ti lascio questo. No, questo è mio. Non lo so, non me l'hai detto, non sono pronto. È che devi essere unico. La tua mutanda può essere bene. Se l'ha di SpongeBob. Lascerò un calzino bucato.
Ok, io solo devo dire che lasciate sotto il commentario a che personaggio volete vedere qui sentato. Esatto. Seduto. Io darò una mano a registrare il podcast, sarò dietro le telecamere, quindi scrivete sotto che ospiti volete vedere. Qualsiasi ospiti, arrobate a quella persona, così andiamo arrobate. A cercare. No, come si dice? Taggate. Taggate a quella. Perché arroba è la chiocciola, arrobate, quindi che rubano. Oh, ho portato il prossimo ospite, perché? Tutto perché? Legato. Perché in spagnolo è arrobar. Arrobar. De arroba. Tagare. Ah, noi usiamo la parola inglese, taggare. E quindi... Come se non avessi mai detto tag. Esatto. Così lo andiamo a cercare, a convincere. E lo arrobiamo. Sì. Parlando con... E qui sotto. Dove parliamo di qualsiasi argomento, no? Non solo di un tema in specifico, sino di tante cose. Vita amorosa. Facciamo così. Ma con te non siamo fatto gossip, eh? Ti ho trattato molto bene. Ho stato molto intelligente con le mie... Perché tutto il gossip lo sai, quindi... Sì, non posso distruggere. Ma che distruggere? Nulla, grazie amore. Dai, dammi la mano e diciamo ciao!